Ale, andiamo. Ah, andiamo a lavare la macchina, sì. Chi è che c'è? Grazie, Simone. Ce l'ho qua in mano, sto andando io. Mettiamo prima la targa prova. Abbiamo un tre cilindri ibrido, no. No, abbiamo un V8 turbo o biturbo, sai che non lo so. Allora, la targa prova la vedo, non dovrei perderla. No, comunque stiamo andando a lavarla perché dobbiamo fare appunto il wrapping verde wasabi per il cliente. Verrà fuori una macchina super. Ciao ragazzi, come vedete alle mie spalle una Ferrari, beh, si presenta da sola, supercar sportiva, il sogno di tutti. Noi ce l'abbiamo qua da wrappare. Questo è un grigio opaco, logicamente un colore originale, la macchina è nuova, è un 2019 con 6.000 km, che andremo a cambiargli. Il colore che faremo sarà un verde molto particolare, un verde chiamato wasabi, con un effetto un po' perlato. È un opaco, diciamo più che opaco satinato, e andrà molto a seguire le linee e rendere la macchina ancora più cattiva di quello che è. Lasceremo tutte le parti nere o le faremo in carbonio, adesso vediamo cosa ci dice il cliente man mano che la facciamo. Siamo indecisi sul tetto, se farlo nero o verde come la macchina, anche lì ragazzi dovete aiutarci voi perché siamo sempre in difficoltà con i gusti. E ora inizieremo a smontare tutti i pannelli, gli specchietti, perché dobbiamo fare le battute. Faremo anche un oscuramento dei fari posteriori via il tricolore da qua, anche se per noi stava anche bene, però è un verde diverso da quello che facciamo noi. E basta, altre cose da dire? Niente, oltre che iniziare la macchina. To my mirror like I love you so much, curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally the... Sto facendo la battuta interna della porta, che da grigio metallizzato stiamo facendo un verde wasabi. Siccome il cliente vuole tutta la macchina verde, dobbiamo fare le battute. Questa è la prima porta che sto facendo. Qua potete notare una fantastica colatura di vernice made in Ferrari su verniciatura originale. Spendete 200-300 mila euro di macchina e incluso nel prezzo avrete questa fantastica colatura. Stiamo scocciando perché praticamente qua, quando facciamo il paraurti, tutto lo sporco che c'è dentro cade giù. Allora dobbiamo fare in modo che questa parte non cade giù la polvere. Cuts on that long run, all I really want is my share. Get on my god, on my team is nothing. End of discussion, fuck all them.
Come vedete, siamo riusciti a fare il paraurti in questo pezzo, in un pezzo solo, che in altre volte avevamo deciso di farlo in due pezzi. Questa volta abbiamo provato, abbiamo usato e ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo tirato giù logicamente per cercare di rifinirlo meglio. Una volta rifinito, facciamo i due fianchi e lo rimonteremo. Come vedete, il paraurti è venuto perfetto. Adesso ti faccio vedere come si mette la pellicola sotto le guarnizioni. Con un pennino sposti la pellicola. Dopodiché alzi la guarnizione. In questo modo. E con l'altro pennino la mandi sotto, capito? Volevo scorrere i fari, ma dato che questi sono fari con una forma abbastanza strana, perché qua ci sono delle pieghe, dovremmo fare delle giunte, e fare le giunte con la pellicola oscurante dei fari non è un bel risultato, e quando noi una cosa non piace sinceramente non la facciamo, perché noi va bene, accontentiamo il cliente, però per primo dobbiamo essere sicuri di quello che facciamo. Se a noi il lavoro non piace, tanto vale farlo. Stiamo rimontando tutte le guarnizioni della porta, il finestrino, vetri, per poi rimontare appunto la porta. Ancora mi stai scrivendo se è pronta? Sì, adesso è cambiato il numero, poi non posso più scrivere, col caso è forte. Oh, per te, oggi, in anteprima, fogliare. Guarda, oro, perché l'oro è il colore dei primi. Questo, ragazzi, è il nuovo abbigliamento che stiamo facendo, è un'anteprima. È la prima volta che lo metto, ma solo per lui, perché comunque è arrivato da lontano. Dopo vi farò vedere anche le altre. Guarda che bella questa qua. Bellissima, bella bella. Queste le stiamo facendo fare da un ragazzo che sta facendo i campioni, però lui non le porta ad abbigliamento, anche se come vedete costa più la sua tuta che la mia attività. Lui è qua per la macchina, che adesso, ragazzi, andiamo a vedere, ma secondo me sviene. Dunque io preparo già le pastiglie antisvenimento. Andiamo mamma. Adesso tu come te l'aspetti? Verde, rossa, blu, verde, perché te l'ho già fatta vedere. Però non ti aspetti, secondo me, come risultato. Dunque, adesso devi essere pronto perché ci siamo, eh. Io vado, eh. Ci sei? Cioè, ragazzi, è una Ferrari, eh.
Questo è matto, matto da legare praticamente, però è spettacolare. Guarda, io quando i clienti fanno queste macchine, ragazzi, adoro, adoro. Guarda, hai visto? Guarda davanti. Ma tu non... Ma tu non hai visto fuori la luce. Alla luce, tu non ti rendi conto. Hai visto che bello? Complimenti, ragazzi. Bellissima, è veramente bellissima. Però te l'avevo detto il tetto nero, eh. Che cattiva, è ancora più bassa col tetto nero, eh. Quindi un voto a caldo da 1 a 10? 100! Bella, bellissima, complimenti ragazzi! Oh, grazie mille! Grazie a voi ragazzi! Noi ci sentiamo, vai piano! Ciao, fratello! Ciao! Sapere. Oh, ciao, qualsiasi cosa, scrivimi! Ragazzi, avete visto il cammino? Sì. Bravi ragazzi!